Un'esposizione fotografica prettamente firmata Galice. Sì, è una mostra particolare di fotografie che ho ripreso durante un viaggio nei parchi americani desertici del 2008. È un progetto di lunga gittata che ha richiesto anche qualche anno di lavoro e che ho potuto coronare grazie al sostegno che ho ricevuto dal Comune di Civitavecchia e dalla Fondazione Caricip, perché è una mostra che anche dal punto di vista dell'allestimento aveva insomma una certa ambizione. E quindi per me è un'occasione importante per poter esporre le fotografie di un viaggio che ha cambiato molto, diciamo, di me, del mio modo di fotografare, e che oggi voglio condividere con chi segue il mio lavoro e anche con chi invece non l'ha ancora visto, insomma. E mi fa particolarmente piacere poterlo esporre anche in questa location, che è forse lo spazio espositivo più bello che abbiamo a Civitavecchia. Mi è stato concesso e quindi mi fa molto piacere. Un'esposizione che gode prettamente anche del patrocinio del Comune, che ha dato sostegno a un'iniziativa che riporta a Civitavecchia un po' di cultura. Beh, diciamo che guardando le foto parlano da sole. Queste sono manifestazioni di un artista che ha diciamo trasferito le emozioni che provava nei luoghi che aveva davanti agli occhi in opere d'arte e le ha trasmesse a noi attraverso queste foto. È un allestimento anche originale e io spero che questo luogo sia, e ci sto lavorando, sia sempre di più il luogo degli artisti, perché è la cornice ideale per mettere in risalto i talenti di chi chiede a noi di esporre le proprie opere. Stiamo lavorando perché diventi veramente un centro di esposizione dove possano 365 giorni all'anno esporre gli artisti che hanno, diciamo, il talento per avere questa cornice, quindi non chiunque, ma chi farà veramente onore a questo luogo. Parliamo di cultura, parliamo di arte, di artisti, soprattutto anche di artisti locali, e non poteva di certo mancare il prezioso contributo anche della Fondazione Cassa di Risparmio, sempre molto attenta a questo aspetto della società. Senza dubbio. Io veramente invito i cittadini a venire a vedere questa mostra, perché è una mostra che non si limita solo a fotografare dei paesaggi meravigliosi, ma c'è anche veramente, c'è l'artista dentro queste foto, c'è l'artista inteso come la persona che poi trasferisce sensazioni, emozioni e sentimenti in queste foto. Per quanto riguarda il discorso della cultura, ha ragione lei, siamo sempre molto sensibili a questo tipo di manifestazioni, specialmente quando nascono da personaggi, da persone del territorio. E poi io prendo spunto un po' da quello che ha detto la delegata alla cultura e ne sono molto soddisfatto, anch'io auspico che questo luogo diventi veramente un luogo di artisti locali e non locali, perché è un luogo che lo merita e che può, secondo me, anche proprio valutare e migliorare un pochino l'offerta di cultura di questa città, che è un'offerta in crescita e che però deve ancora crescere.